Luis Palomino che incontra i tifosi è sempre un bel momento, anche perché ci piace ribadirlo, ci sono sempre tanti bambini, quindi i tifosi del futuro. Certo, sì, lo faccio con piacere, mi piace trovare la gente, fare felice a qualcuno, ragazzini che vengono qua a trovarne noi, che per il momento siamo i suoi idoli, per così dirlo. Però sempre mi trovo bene, mi piace fare questa cosa perché la gente merita anche questo tempo che noi possiamo ringraziarle quello che tanta volta fanno per loro, per noi, perdon. Ecco, quello che fanno per voi è l'ultima partita in ordine di tempo, quella di Genova contro la Sampdoria, ce n'erano quasi 1700, allo stadio di Bergamo c'è sempre praticamente pieno, insomma è quella carica in più che vi danno la domenica, poi va bene in settimana, però anche la domenica, quanto sono importanti? Diciamo che molto, perché noi loro si fanno ascoltare ogni partita, sempre stanno dietro la squadra, facciano forza, per noi è un giocatore in più, no? Che fanno quella carica quando noi abbiamo bisogno nel momento di difficoltà in partita. Però la gente con noi sempre carina, simpatica, sempre sta addosso nostro dandonos forza, quindi stiamo passando un buon momento in quale siamo tutti felici e è bello approfittare quello. Ultima partita prima della sosta contro il Chievo Verona, che sulla carta potrebbe essere una partita tra virgolette facile, perché si incontra una squadra che sta nelle zone alte della classifica con una che sta nelle zone basse, però poi queste sono le partite forse che creano tante insidie. Sì, quasi tutto pensano che sarà una partita facile perché, bueno, Chievo sta un po' male adesso, però ogni domenica ogni squadra c'è l'opportunità di cominciare a fare la cosa bene. Sarà una partita che dovremo giocare al massimo come siamo fino adesso. Prendere le tre punti per noi sarà importante, come le tre punti che abbiamo fatto la partita scorsa. Però bueno, dobbiamo lavorare, dobbiamo continuare con questa mentalità che è prendere le tre punti per così acercarsi all'obiettivo. Sarà una partita a giocare, non sarà facile perché è una squadra che ha bisogno di punti, però noi vogliamo vincere ancora in casa di nuovo e vogliamo le tre punti che per noi sono troppo importanti.